fatto solo una integrazione al curriculum, vorrei ricordare i miei tre figli, 95, 99 e 2004, e soprattutto che ho seguito il liceo qui a Grottaferrata, e qui anche in sala ho potuto avere il piacere di ritrovare alcune mie professoresse, ed è stata una grande gioia, e anche delle compagne. Bene, oggi la discussione che terremo insieme sarà di argomento filosofico, perché è di questo che io mi occupo, però sarà facile vedere come può costituire uno sfondo, un'integrazione di quanto è stato affrontato nella conferenza della scorsa volta, cioè il sacro nell'arte contemporanea. Ed è anche a questo riguardo che alla fine il professor Papa terrà una conclusione che in qualche modo mostrerà anche il legame tra quello che tenterò di illustrarvi oggi e quello che è stato detto precedentemente, e che sarà poi completato nella conferenza del professor Perillo sul sacro nel cinema. Partiamo quindi dal titolo, ateismi contemporanei. Bisogna sempre chiarire le parole per evitare di entrare in equivoco. Quindi, cosa vuol dire ateismo? Cosa vuol dire contemporaneo? E cosa vuol dire mettere insieme questo sostantivo e questo aggettivo, per lo più mettendolo al plurale? Quindi, cosa vuol dire ateismi contemporanei? Innanzitutto partiamo dalla parola ateismo. È una parola di cui tutti conosciamo facilmente l'etimologia, una parola di cui però dobbiamo sottolineare la peculiarità dell'etimologia. Cioè, è una parola composta. C'è quest'alfa iniziale che indica negazione, privazione, quindi non è per certi versi una parola originaria. È una parola derivata. Quindi è la negazione di qualcosa, di un riferimento a Dio. Però ricordiamo sempre, perché questo è interessante, nella stessa percezione di sé che hanno gli atei nell'analisi teoretica dei vari tipi di ateismo, che non ci troviamo di fronte a, come dire, a qualcosa di fondamentale, ma a una definizione negativa, come se uno invece di dire sono romanista dice non sono della Lazio, cioè qualcosa che non funziona. Quindi uno, per definire la propria posizione atea, deve dire io non mi voglio riferire a Dio. Clemente Alessandrino, siamo nei primi secoli del cristianesimo, dà una definizione che è quella canonica, l'ateo è chi afferma che non esiste Dio, e qui tutti ci intendiamo. Tuttavia ci si può interrogare quale Dio neghiamo, che tipo di negazione è la nostra. Qui faccio riferimento a Koyev, che è un autore ateo molto serio, molto interessante, che invita a riflettere. Cosa vuol dire dirsi atei? Non è una domanda di poco peso, tanto che Giustino, torniamo quindi ai primi secoli del cristianesimo, diceva noi ammettiamo di essere atei. Una tradizione dice che i primi veri atei sono stati i cristiani. Atei nei confronti di chi? Rispetto agli dèi. Quindi io non credo agli dèi, ma non sono certo ateo, dice Giustino, rispetto a Dio verissimo, padre di giustizia, di sapienza, di ogni virtù, immune da malvagità. Quindi già c'è nella stessa posizione del cristianesimo dei primi secoli una consapevolezza di non credere agli dèi, ma di affermare invece Dio. Se vogliamo risalire alla prima, forse ampia, spiegazione filosofica di cosa sia l'ateismo, possiamo trovarla in Platone. In genere, canonicamente, si dice che le leggi di Platone, le leggi sono l'opera tarda di Platone, hanno la definizione filosofica più chiara di cosa sia l'ateismo. Quindi siamo nel pensiero pagano, dice chiaramente Platone, l'ateismo fa parte degli oltraggi fatti agli dèi o con le azioni o con le parole, nel nostro modo di agire e di esprimerci. Quindi già delinea una pluralità all'interno dell'ateismo, quella pratica con le azioni e quella teoretica con le parole, nel modo di esprimerci. Ed inoltre spiega anche che questa forma di impietà di ateismo può essere molteplice. L'ateismo vero e proprio, cioè dire gli dèi non esistono, negare la finalità del cosmo, negare l'immaterialità dell'anima. Quindi già in questa prima affermazione teoretica di cosa sia la posizione atea si delinea una molteplicità. Tutti conosciamo poi la famosa affermazione del Salmo 14, dal quale è partita un'enorme quantità di riflessioni teoretiche: lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio, Dio non esiste. E sarebbe bello riflettere ancora su questa affermazione. Sottolineo solo due cose. Innanzitutto, qui l'ateismo è una posizione personale, non è una corrente, uno stato, un regime. È lo stolto, il singolo, che dice in cuor suo, cioè lo dice a se stesso, Dio non esiste. Ed è un'affermazione in qualche modo di insipienza, quindi un po' si ricollega
a quello che diceva Platone, cioè negare una forma di conoscenza relativamente al cosmo o a se stessi. È indubitabile che sebbene l'ateismo abbia una storia precedente indipendente dal cristianesimo, però è indubitabile che oggi l'ateismo moderno, l'ateismo occidentale, non prescinde mai dal cristianesimo, anzi più delle volte si rivolge contro le grandi religioni rivelate, ebraismo, cristianesimo, islamismo, ma in modo particolare contro il cristianesimo. È un dato di fatto culturale, non necessario, non interno alla struttura teoretica, ma è un dato di fatto. E qui ho citato Gautier, ma sono tanti gli autori che lo affermano. Quello che abbiamo raccolto in questo excursus più che breve è che quindi l'ateismo, ateo, ateismo è un termine negativo e che è un termine già implicitamente plurale, perché dipende da quale Dio nego e in che modo lo nego, con le parole o con gli atti. A questo punto è possibile quindi giustificare l'uso di ateismo al plurale. Devo dire che quando ho fatto la ricerca che mi ha condotto a quel piccolo ultimo libro a cui faceva riferimento il sindaco, ho voluto fare quasi una raccolta degli aggettivi che accompagnano la letteratura critica più recente che affronta l'ateismo. Li ho messi in ordine qui alfabetico, come vedete sono tantissimi, c'è l'ateismo asettico, assoluto, cristiano, devoto, difficile, esistenziale, fino a quello addirittura umanitario. Ci rendiamo conto anche leggendoli così che sono a volte addirittura sembrano degli ossimori, ateismo cristiano, sembra contraddittorio, se non lo intendiamo come diceva Giustino, ateismo umanitario, ateismo scientifico, ateismo post-cristiano, nichilista, quindi c'è una molteplicità di darsi e di dirsi dell'ateismo stesso. Adesso una cosa forse ancora più difficile da spiegare, cosa intendiamo con contemporaneo. Contemporaneo innanzitutto è un termine relativo. Contemporaneo a chi? Ovviamente i contemporanei di Platone non sono gli stessi contemporanei nostri. È evidente che se usiamo in senso assoluto contemporaneo ci riferiamo ai contemporanei nostri. Quindi ateismi contemporanei sono quelli che si danno nei nostri tempi. Ma che tempi stiamo vivendo? La riflessione sociologica, antropologica, filosofica sta cercando di capire che tempi stiamo vivendo, e il tentativo già di fare storia, di una storia peraltro recente, ha portato a delineare questi tre periodi, quasi una dialettica moderno, postmoderno, transmoderno. Proverò a delinearli in maniera molto rapida, non è facile perché sono concetti molto complessi, ma anche perché sono non concetti rigidi. In fondo il moderno sta dentro il postmoderno che sta nel transmoderno, come è per tutti i periodi storici. Un periodo storico non ha mai una rete di filo spinato che impedisce di passare. La storia, i tempi, i concetti trasudano da un periodo all'altro. Però è vero che la riflessione molteplice che si sta conducendo in questi anni, cioè cercare di capire a che punto siamo relativamente a ciò che è moderno, a ciò che ci ha preceduto, è interessante e comunque uno stimolo a pensare.